Infatti... Ecco l'autografo, stretta di mano, e Zeman che arriva in postazione da noi. Prima di parlare della partita con Zeman, queste cose di colore sono proprio belle, con un giocatore avversario che le viene a chiedere l'autografo sul suo libro, e Fontana che poco fa ha detto: Zeman e Sacchi hanno innovato il calcio italiano. Vabbè, io li posso ringraziare, anche se ci sono tanti altri che l'hanno inventato prima di noi. Zeman, la partita, forse abbiamo detto con il presidente Sebastiani, non so se è d'accordo, la prima vera partita dove si vedono tante cose di Zeman. No, sì, un po' sì, un po' no, nel senso non eravamo continui, però hanno fatto quello che ci ho chiesto e l'hanno fatto abbastanza bene. È normale che non tutto riesce alla perfezione, ma la squadra ha lavorato su quello che doveva lavorare. Io le faccio una considerazione tattica rispetto alle prime uscite. Oggi ho visto sia Crescenzi da un lato, sia Milani dall'altro, quindi i terzini, fare i movimenti senza palla per andare a liberare gli spazi e creare la superiorità. È d'accordo? Sì, di solito aspettavano troppo dietro e non c'era poi sviluppo. Oggi sono andati tutti e due, forse Milani primo tempo di più, e servono alla squadra per trovare la giocata. Ieri aveva detto in conferenza: se il Pescara nelle ultime 16 partite per 9 volte non ha fatto gol, vuol dire che in attacco c'è qualche problema. Però lei ha confermato lo stesso attacco di Messina, per dimostrare che senza vento si poteva fare bene? E senza vento e su campo buono si può giocare diversamente. Peccato però. Una domanda da studio per Zeman che la giro io. Sì, la domanda la farà Fabio naturalmente. No, sulla partita chiaramente complimenti al mister, perché oggi ho visto veramente una squadra sua in così poco tempo, quindi bene. E una curiosità la mia più che altro per quel che riguarda la preparazione fisica, visto che è subentrato a poco dalla fine, se sta facendo le stesse cose che aveva abituato a me quando giocavo con lui, o se ha cambiato qualcosina. Allora, Fabio Ferraresi, che chiaramente la saluta, le chiede dal punto di vista fisico, visto che lei è subentrato e ha avuto anche poco tempo per lavorare, sta facendo gli stessi lavori con cui metteva sotto torchio Fabio Ferraresi o è cambiato qualcosa? Ho cambiato qualcosa per forza, perché non li voglio uccidere subito, dobbiamo andare piano piano. E quindi ucciderà dopo? No, li voglio portare al punto dove possono lavorare senza faticarsi molto. Chiedo l'ultima cosa e salutiamo Zeman. Parlare dei singoli non è mai bello, ma questo Rafià cosa c'entra con la Serie C? Beh, non lo so, l'ha fatta già e quindi continua a farlo. Io gli auguro di arrivare a livelli diversi.